a una prima lettura, perché purtroppo inizialmente speravamo di riuscire a gestirla solo come comando provinciale, poi ci siamo resi conto che non potevamo trascurare anche ogni minimo dettaglio, per cui abbiamo chiesto ai colleghi del RIS di raggiungerci e di darci un loro più qualificato contributo, che arriverà nei prossimi giorni, perché come sapete i loro tempi sono un pochino più lunghi. Quindi dicevo, ci siamo trovati davanti in uno scenario preoccupante, perché avevamo sangue ovunque e non riuscivamo a capire, avevamo il corpo di Alessio Marelli lì per terra da una parte, un'ascia, questa fantomatica ascia dall'altra, quindi non si capiva quale potesse essere il nesso fra lui e quest'arma impropria, quest'arma bianca. Però devo dire che il lavoro costante e quotidiano che facciamo sul territorio, grazie al maresciallo Bevilacqua e alla stazione di Teulada, ci ha aiutato fin da subito a orientare sul piano prettamente investigativo, quindi più che quello tecnico-scientifico che arriverà a supporto di qui a breve, è stata una prima azione puramente info-investigativa. Quindi grazie al maresciallo Bevilacqua e al contributo dei suoi uomini della stazione, che sono, come sapete, assolutamente presenti sul territorio. Noi lo avevamo agli arresti domiciliari, per cui loro giornalmente andavano a controllare dove fosse il Madeddu, diciamo di lì, tassello alla volta, poi ve lo racconteranno loro, e abbiamo messo insieme i pezzi di quello che è successo. La dinamica, noi veniamo a sapere della notizia ieri mattina, a seguito di segnalazione al 112 che fa la figlia, che è la prima a rinvenire il cadavere del padre all'ingresso dell'esercizio commerciale, dove l'esercizio commerciale rispetto all'abitazione sono due locali attigui, quindi praticamente aveva competenza sia sull'uno che sull'altro. Noi interveniamo immediatamente con tutte le pattuglie della compagnia di carbone a disposizione, in primis con quelle della stazione di Teulada. Nell'immediatezza noi ci rendiamo conto della complessità della scena del crimine, come ha detto anche il comandante, era molto elaborata, per cui abbiamo, d'accordo con il comandante, deciso dell'opportunità di fare intervenire materiale ancora più qualificato in materia di analisi della scena del crimine, mentre i reparti, da un punto di vista squisitamente investigativo-operativo, si sono subito concentrati su le persone immediatamente più vicine alla vittima. È stato un lavoro di assoluta importanza l'attività informativa da parte della stazione, che conosce tutte quante le dinamiche del territorio di competenza e ovviamente tutti i soggetti che vi partecipano e che sono residenti all'interno di questo territorio. Il loro apporto è stato di fondamentale importanza per orientare immediatamente le indagini. Il coordinamento del magistrato presente sin da subito sul posto è stato assolutamente importante, dal momento che noi avevamo avuto la pista della eventuale e poi confermata relazione extraconiugale di una delle dipendenti di questo ristorante con la vittima. Abbiamo ancora di più chiuso il cerchio in merito ai soggetti e abbiamo, come dire, proceduto ad ascoltarvi fino a quando il Brancasi Angelo ha confessato, praticamente addebitandosi la paternità del gesto per motivi esclusivamente passionali. Come ha detto anche il comandante, si tratta di un gesto di impeto, quindi di ira, collegato ovviamente alla relazione che la moglie aveva con la vittima, e quindi seppur abbia tentato in un primo momento una interlocuzione preliminare al fine di chiarire, l'alterco ha determinato una reazione spropositata e quindi il motivo della complessità della scena del crimine. La scena del crimine poteva far pensare, così come noi abbiamo notato sin da subito, anche basato da diversi organi di stampa
di coinvolgimento di più persone piuttosto che come dire, elucubrazioni su eventuali spedizioni punitive sono state totalmente sconfessate. Quindi si tratta di un'unica persona, omicidio di natura passionale, che la compagnia di Carbonio, unitamente al personale del RIS, poi Duarte al comando provinciale di Cagliari, in neanche 24 ore è riuscito a risolvere.